Sabato sera ci siamo trovati tutti alla Claudio Japan di Milano, un mio carissimo amico che ha un ristorante giapponese, ho invitato tutti gli amici del basket e chiaramente oggi devo omaggiare tutti i regali che mi hanno fatto. Vorrei partire da Marco Tajana con questa splendida, Marco Tajana e la carissima Letizia, con questa splendida pashmina alla Roberto Mancini, peccato che non alleno al Manchester City, a questa camicia alla John Wayne, di mi ha regalato da Giusi e il Dantino Curioli, per arrivare poi alla, come potete vedere, anzi mi giro anche così vi faccio vedere, alla maglietta di Giovannino Borussis, lo vedete, proprio quella però proprio dell'Olympiakos quando ha vinto un paio di campionati, il mio grande idolo, poi l'unico grande idolo che ho in questo momento della mia Armani Jeans, che purtroppo non si capisce, ma gli ultimi 5 minuti non è mai in campo. Poi abbiamo il cappellino del Pirillo, lo vedete qui in grigio, tipo quello di Jack Nicholson nell'ultima corvée, molto molto bella. Per finire, alla sigaretta, non so se si vede, questa la posso fumare tranquillamente, elettronica, del mio carissimo amico Gargantini, detto il Boscia, con cui ho vinto il campionato, con cui abbiamo vinto il campionato l'anno scorso ad Arezzo. Dicevo, è stata una serata bellissima, vi ringrazio, ho mangiato penso nel miglior modo, poi vedo che va anche tutto molto in annuance, a partire dalla camicia a righe, alla maglietta, alla pashmina, so. Devo dire che sicuramente sabato che andiamo a giocare alla Gambini lì a Lugania, dove ho vinto appunto due campionati di promozione, sicuramente mi metterò, andrò in panchina, così chiederò all'Ale se non si vergogna, ma vorrei logicamente essere vestito dai miei amici per la partita di sabato. Domenica poi abbiamo passeggiato, surfato su questo povero Riva del Garda, quindi devo dire che abbiamo fatto una grandissima partita ancora a livello difensivo. Oggi ho visto con piacere il mio amico Pipes, che è stato intervistato da Mammoli per il canale qua, che ha spiegato logicamente le sue ragioni, la sua protesta dopo la partita con Sassari, e ha fatto capire anche la sua capacità di tecnica. Infatti ha parlato di Hendrix, ha parlato degli utilizzi vari, eccetera. C'era anche Kaya che annuiva con viso. E comunque voglio dire, sono 55 berette, ragazzi, e ho iniziato a allenare che ne avevo 18 perché ero scarso a giocare, ne ho 55, ho saltato solo un anno dopo che mi avevano mandato via a Saronno, quindi 18-55 cosa fa? 37? 37 ho saltato un anno, ho allenato 36 anni. Adesso faccio anche l'angolo del Silvio, fra un po' io un piccolo. Ciao!